Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 16, versetti 19 a 31, la parabola del ricco e del povero Lazzaro. Luca ci racconta che c'era un ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo. Ecco, questa indicazione era per mostrare che questo ricco viveva come un re, perché sono i re che indossano i vestiti di lino finissimo e anche che e si vestiva anche di porpora. Questo ricco mangiava, faceva delle feste, però accanto a lui c'era questo povero Lazzaro che chiedeva un aiuto, ma il ricco è rimasto insensibile. Non aiutava questo è povero. Alla morte il povero va nel seno di Abramo e poi il ricco va nell'inferno. Dall'inferno guarda da lato, da lassù vede Lazzaro il povero accanto, cioè nel seno di Abramo. E allora inizia il dialogo tra il povero cioè il ricco e Abramo. Il ricco chiede ad Abramo di mandare una goccia d'acqua per bagnare la sua lingua, perché il tormento gli fa male. Oppure anche di mandare Lazzaro, Lazzaro sì, a parlare ai suoi fratelli, oppure di mandare anche le persone giù per ammonire i suoi fratelli a non comportarsi come ha fatto lui, per non subire anche loro il tormento. E Abramo diceva, ma se non ascoltano quelli che sono lì, e anche se mandassimo una persona che viene dall'alto non lo ascolterebbero. Ecco quello che ci racconta il nostro brano. Però il ricco continuava a supplicare, diciamo, il padre a Abramo. Ecco, questo è un po' il senso del nostro brano. Che cosa potremmo sottolineare? Il tormento, il malore di questo ricco è la sua mancanza di sensibilità. È la sua mancanza di aiutare il povero. Dio, come lo diciamo spesso, non è contro la ricchezza. Ci ha dato le mani per lavorare, guadagnare, vivere bene. Ma il problema è l'uso che facciamo dei beni che abbiamo. Perché la ricchezza per sé non è un problema, ma il modo in cui la usiamo. Oggi, se tu non hai, non puoi aiutare. Dunque tu devi avere per aiutare. Il ricco ha avuto, però è incapace per volontà sua di non aiutare il povero che bussava alla porta del cuore suo. Parliamo di questo cuore, perché il cuore è la sede dei sentimenti. Ecco, carissimi, succede anche a tanti di noi che abbiamo qualcosa, ma siamo incapaci di aiutare gli altri. Siamo talmente accaniti, siamo talmente chiusi nella nostra ricchezza, siamo talmente chiusi nelle cose nostre e ci troviamo nell'impossibilità, nell'incapacità di aprire il cuore agli altri, di aprire le mani agli altri, di aprire la nostra casa agli altri, perché il giudizio ci porta. Puntiamo il dito sulle persone, giudichiamo le persone. Addirittura alcuni aiutano, però continuano a mormorare, continuano proprio a rosicare. Per dire, ecco, grazie a me ho fatto quello, grazie a me, grazie a me, grazie a me. Ma nessuno è obbligato di aiutare. L'aiuto deve essere un atto gratuito, ma fatto con amore, senza aspettare una ricompensa. Ecco, carissimi, tanti di noi soffrono dell'isolamento, pensano che gli altri ce l'hanno con loro, perché quando chiede l'aiuto nessuno li aiuta. Ecco il problema. Ma se tu non aiuti, chi può aiutarti? Qui troviamo la regola d'oro. Fate agli altri ciò che volete che gli altri facciano a voi. Ecco il problema di questo ricco. Si è chiuso in se stesso, pensando che il mondo si limita solo a lui. Guardiamo il povero Lazzaro. Ecco, carissimi, penso che questa Quaresima ti sta invitando anche noi a non comportarci come questo ricco. Apriamo il cuore, apriamo le braccia, apriamo tutto il nostro essere a delle persone bisognose. Aiutiamole, hanno bisogno di noi. Aiutiamo senza calcoli, senza ricompensa, senza cambiare qualcosa, senza accettare un ricambio, ma aiutare perché secondo noi è
È importante, è necessario aiutare la persona. Ecco quello che ci insegna la nostra parabola. Allora interroghiamoci, io qual è la mia figura? Come mi comporto? Come questo ricco? Sono chiuso in me stesso o sono aperto verso gli altri? Che Dio ci ispiri, ci aiuti a discernere. Vi auguro una buona e santa giornata. Che Dio vi benedica sempre.